Una giornata speciale quella di domenica per Davide Morandini che ha segnato il 100° gol in carriera. Davide, che emozione è stata? Ah, è stata un'emozione bellissima perché centesimo, un bel traguardo. È una bella gioia, difficile anche dire quello che si prova perché comunque fai sacrifici per quello che può essere comunque il calcio dilettante, però per me è Serie A, quindi sono veramente felice. Tra l'altro il gol che ha sbloccato la partita tra Valtrompi e Castagnolese di prima categoria. Esatto, primo gol me lo sentivo che l'avrei fatto anche se era 1-2-0, comunque me lo sentivo, anche i miei compagni avevano fiducia, quindi meglio, anche la partita poi è andata in Infatti discesa. ti eri portato la maglietta con te, insomma. Ah, la maglietta l'ho fatta perché se per puro sbaglio no, lo facevano, avevo sotto la maglietta, era un disastro. Però sì, per scaramanzia l'ho messa e portato bene per fortuna. È il coronamento di una bella carriera, 10 anni alla grande, prima in Valcamonica e poi in Valtrompia. Esatto, sì, beh, dire la verità in 8, ok, quindi la media si alza, però sì, carriera spero di farne ancora almeno 5 anni, cerco di arrivare anche ai 150. Il direttore sportivo mi ha dato la sfida dei suoi 180 da superare, difficile, ma ci proviamo. Tra l'altro questo 100° gol arriva in un momento felice per il Valtrompia, terza vittoria consecutiva. Esatto, soprattutto quello, anche se non avessi fatto gol, l'importante era vincere, perché comunque per la squadra è importante, quindi se faccio gol tanto meglio, però l'obiettivo principale è sempre la squadra, mai il singolo, se faccio anche gol tanto meglio. Hai detto prima voglio giocare ancora 5 anni, l'obiettivo di gol invece quant'è? L'obiettivo di gol è 150, 200? no, 200 sono troppi, però mantenere almeno la media della doppia cifra di media, quindi almeno quella, quindi i 150 sono da prendere.